Ciao. Salve a tutti miei cari zecchini e ben ritrovati in questo nuovo episodio della Sercraft. Come vedete è tornata anche la webcam perché appena finito il video di Stumble Guys è arrivato il corriere di Amazon e mi ha portato finalmente il moltiplicatore di USB e adesso posso attaccare tutto quello che mi pare, anzi mi sono avanzate anche due prese. Allora, cosa andremo a fare oggi ragazzi? Oggi andremo a fare, come avete letto dal titolo, arredare un po' la casa dell'Ilaria. L'Ilaria è una nuova iscritta e adesso è entrata a far parte della fan city della nostra Sercraft. Vedete, ci sono già un sacco di casine. Abbiamo sempre il pesce palla davanti al villaggio, c'è CK di qua, c'è Elix, c'è Springhi, c'è Fiori lassù in cima, c'è Carletto qua. E qui invece abbiamo messo Ilaria, vedete? Abbiamo messo Ilaria che è qui, vedete? Guardate, oh, è uscita e sta entrando adesso. Ila, eccola qui Ila. Ciao Ila, ben arrivata. Ben arrivata nella fan city da Sercraft. Qui anche tre pecorine. Io ieri gli ho portato il gatto perché lei voleva il gattino, che è ancora piccolino, Ila, vedi? È ancora piccolo, quindi se vuoi mettere un nome a questo gattino, o domani sera in live, perché mercoledì sera ragazzi c'è la Sercraft, o me lo scrivi qua sotto nei commenti e gli mettiamo subito il nome. No, ma glielo possiamo mettere anche domani sera in live, però se vuoi mettergli il commento col nome lo mettiamo, se vuoi qualche altro animale me lo dici, vedremo di portartelo. Adesso io cosa volevo fare? Volevo farti un balconcino qua davanti. Perché vorrei, come ho spiegato ieri sera in live, vorrei delle case coperte, così con i balconcini, vedete, sono tutte belle carine. Quindi andiamo a prendere un po' di materiale e iniziamo a costruire. Allora, un po' di migliorie le abbiamo già fatte. Allora, vedete, ho fatto il terrazzino sopra. Adesso andiamo a vedere come Ilaria, mi raccomando, non ti buttare di sotto, non dovresti poter uscire, perché l'ho fatto così. Ho messo la porta, ti ho fatto il terrazzino coi cancelletti perché sono più carini, mi piacciono di più. Mi raccomando, non ti buttare di sotto, non dovresti poter salire qua perché non ci riesco io, quindi non ci dovrebbe riuscire neanche il villager. E il terrazzino l'abbiamo fatto. Poi semmai, se vogliamo metterci qualcosina qua, però c'è da stare attenti perché ho paura che mi caschi di sotto, quindi anche no. Poi nella camera lo spazio è poco, devo dire. Questa la possiamo togliere per ora, semmai la giriamo, facciamo tipo un tavolinetto, se no così. Volevo mettere qualche vaso con qualche piantina, però ho paura che non ci stia. Oddio, stare ci sta, vediamo un po'. Sì, l'alberello ci sta in camera. Questa è la cappa del camino, quindi va lasciata così. E qui sotto poi decidiamo magari in live come decorarla un pochino meglio. Il gatto, come vedi, è cresciuto, è diventato di questo colore, quindi mi raccomando, se il nome, mi raccomando qui sotto nei commenti. Poi abbiamo anche altri animali, abbiamo un sacco di cani, abbiamo... Ah, i pappagallini, posso andare a prendere, sì, un po' di animali, ce li poi, i cani sono qua. I gatti li abbiamo visti ieri in live, sono laggiù, non so se hanno cambiato un po' di colori. Devo continuare a mischiarli e vedere cosa esce, ma non escono gatti diversi. Comunque proviamo un po' adesso. Cosa abbiamo? Abbiamo questo tigrato qui e questo siamese qua. Vediamoli un po' all'opera cosa nasce. Ah, oh, sì, si sono accoppiati, ma è nato un gattino uguale a quell'altri. Io pensavo che cambiando i gattini, te ti devi sedere Ciccio, bravo, cambiando i gattini cambiavano colori. Non so quanti gatti ci sono, di quanti colori diversi ci sono, però per ora abbiamo questi, quindi possiamo fare solo quelli. Potremmo mettere anche, vabbè, pappagallini ce li abbiamo, non lo so, qualcos'altro troveremo da metterci. Voglio farle più appiccicate possibili, con le strade più piccole possibili, e far venire un bel villaggio con tutti voi abbonati al canale. Quindi mi raccomando, se volete la casina della Sercraft, abbonatevi al canale. Con il primo abbonamento da 99 centesimi avrete diritto alla casina nella Sercraft. Adesso devo prendere un po' di roba,
Devo vedere innanzitutto come va la mia farm qui di... Dov'è? Di cactus, perché è già un po' che non la vedo, che non la guardo, che non la controllo. Beh, 52 cactus non è male. Ho fatto anche un po' di cocomeri qui da qualche parte. Eccoli qua. E sono già rinati e quindi me li tolgo subito. Non so... Ah sì, questi mi servono per fare il cocomero d'oro. Per le pozioni e per tutto il resto, me li sto mettendo un po' da parte. Non si possono dividere in spicchi. No, così no. Per dividere in spicchi li devo prendere non con il tocco di velluto, giusto? A quanto pare. Per esempio, se li prendo col piccone che non ha tocco di velluto, dovrebbero uscire gli spicchi. Esatto. Dovrò farmi un'ascia senza tocco di velluto, perché mi sa che con l'ascia si prendono meglio. Comunque un po' di spicchi li abbiamo già messi da parte. Faremo degli spicchi quelli d'oro per ovviamente fare le pozioni. Allora, vediamo Ilaria cosa mi scambia, che così iniziamo a fare anche un po' di scambi con Ilaria, così la tiriamo su di... Vedete, casa di Ilaria. E qui c'è anche la data, vedete? Seconda abbonata al canale, il 25 maggio del 2023, che era ieri. Vediamo cosa scambi Ilaria. Ah, contraccolpo. Ah, ma mi sa che non ci ho ancora scambiato con te. Sì, ci ho scambiato, quindi non lo perdi più, ora il mestiere, no. Peccato, peccato, perché a me mi serve atterraggio morbido, ragazzi. Vabbè, sarà il prossimo. A meno che, scambiando con te, prendendo un po' di librerie, non mi dai un altro libro buono. Quindi vado a prendermi un po' di smeraldi e vediamo di... Aia! E vediamo di portarti su di livello. Gli smeraldi certo non ci mancano. Vieni qui, dove stai, Lara? Vieni. Dammi un po' di librerie. Ancora. Ah, non più, eh. Dai, dammi un po' di librerie che me ne serve ancora. Facciamo una serie di livello e vediamo cosa ci dà al prossimo livello. Sarebbe male. Un altro libro. Affinità all'acqua. Affinità all'acqua. È buono, è buono. Non so se ce l'avevo già, ma mi può servire. Questi me le prendo. Così te sali ancora di livello. Sto spendendo un po' di smeraldi, ma non è che mi interessi molto. Ma cosa c'hai qui dentro la scatola? Gatto, esci un attimo che sennò non mi si apre la scatola. Oddio. No, non ti mettere lì. Seduto, bravo. Ah, c'hai i libri già. Meno male. Almeno posso prendere un'affinità all'acqua, lo posso prendere. Hai cambiato livello? Sì. Ok, questo mi torna comodo. Questo mi torna veramente comodo perché... Abbiamo gli Axolotl laggiù che ci stanno ammazzando tutti questi e ci danno un sacco di questa roba qui. Ti porterò su col vetro. Cavolo, anche il 20° livello mi hai portato, grande. Ancora un altro libro, dai, dammi un libro buono. Impatto, impatto non è male. Non è male impatto da mettere all'arco, giusto? O alla balestra, penso più alla balestra, non me lo ricordo, scrivetemelo qui sotto. Scrivetemelo qui sotto ai commenti. Anzi, scrivetemi a quanto mi vende il libro d'impatto Ilaria. Eccolo qui scritto. Vediamo chi è che arriva fino a questo punto del video. Impatto quanto costa? Quanti smeraldi costa? Sono i giochini che piacciono a Helix e quindi mi prenderei un orologio. E non ho spazio però. Aspetta un attimo. Ti scendo un po' di roba qui. Un po' di legna qui te la scendo perché... Ah, questo lo posso mettere qui. Questo, il vaso te lo scendo, il colore blu che è tuo te lo lascio. Ti lascio un po' di roba perché almeno posso comprarti ancora e farti arrivare fino all'ultimo livello. Cosa ti posso comprare? Abbiamo detto... un orologio però. A parte che... li posso mettere insieme? Te li posso prendere anche tutti, dai. Sali di livello ancora? Brava! Adesso impatto lo vendo a 10, però voi dovete scrivere 12, eh? E le targhette a 20. Sei Ilaria Maestro, sei al massimo. Non ti fanno più entrare le... Ah, meno male. Allora, c'è anche il gatto qui sopra. L'orologio te lo metto anche in casa a te. Si può mettere senza... Non credo che si possa piazzare così, giusto? No. Abbiamo anche un visitatore inaspettato da qualche parte. Se lo trovo, l'ho sentito. Lo sentite anche voi? Sì, spero che non sia incastrato da qualche parte. Eccolo, è qui, è qui. Cosa ho raccattato da terra? Un
Ah, ok, hanno già perso il loro. Tutte e due l'hanno già perse. Quindi questi me li potrei prendere saltandoci sopra, giusto? Per addestrare l'ama, ragazzi, basta starci sopra finché non fanno i cuori, vedete? Salite con un maiuscolo. Cioè, no, con un maiuscolo. Salite col tasto destro del mouse, con la mano libera, mi raccomando. E ci state in cima finché non fanno i cuori. Perché ho visto molti youtuber che portano Minecraft da anni che ancora non sanno come si settano i lama. Adesso fate cuori, adesso è mio. Per scendere, tasto shift, ovviamente. Se ci cliccate sopra e fate E, potete mettergli il tappetino che vi pare, cambierà colore tutto l'ambaradan. Però adesso io li lascio liberi per qui perché non li voglio a giro. Cioè, li voglio a giro, però non trovo il maestro che me li ha portati qui. Dov'è? No, in Cimettetti non c'è. Quindi dov'è? Lo sento, ma non lo vedo. Vabbè, ora allora, Ilaria, ti mettiamo l'orologio sopra la cappa del camino, così almeno la copriamo un pochino. Così sapremo sempre che ore sono in casa tua. Poi qui sotto ci potremo fare un banco, qualcosa. Comunque ho usato tutto, dove la roba. Oh, non puoi entrare in casa dell'Ilaria. Via, via, via. Non ti ci vogliamo qua. Potremmo fare dei tavolinetti così, qui sotto. E con della roba per cucinare, qualcosina, qualcosa si trova sempre da aggiungere. Questa casa qui poi la girerò, vedete? È già venuta una bella mensolina. Dai, dai, sta prendendo forma la tua casa, Ilaria. Non ti preoccupare che piano piano prende forma. Se questi qui si levassero un po' da casa tua, via da casa sua. Ora ti recinto tutta, eh. Così, a parte che passerebbero comunque, però volendo si potrebbe recintare davvero. Non sarebbe male. Per esempio, se ci mettiamo un cancelletti qui, cancelletti qui, cancelletti qui. No, dritti però. Cancelletti dritti non verrebbero male. Qui non ci sta però. Ah sì, ci sta anche qua sopra. Carina. Potrei anche liberarti e farti uscire di casa con questi cancelletti qua davanti. Oddio, però no, li voglio alternare con... Fatemi vedere. Perché bisogna un po' studiarle qui le cose. Se l'alterniamo con questo, come viene? È già un po' meglio, sì. È già più carina. Ok, queste poi la rivediamo meglio anche questa. Questa cosa qua delle mucche. Delle pecore, scusate. Qui nel fiume nostro, vicino a casa di Francesca, avevamo messo due axolotl che poi erano diventati tre. Però vedo quelli sono vivi, quindi mi sa che gli axolotl non ci sono più. O sono scappati. No, non me lo dite. Io li avevo messi così per vedere se rimanevano, ma mi sa che non rimangono. Gli avevo dato il nome con la nametag, quindi non possono essere scappati. Cioè, non possono essere despawnati. Vediamo qua intorno, ma... Perché l'altro giorno uno l'ho trovato qui, eh. Guardalo, guardalo. Uno è qui, guardalo. Ma perché stai qui? Non devi stare qui. Chi sei te? Dove vai? Vieni qui. Chi sei? Sei pistolino. È rimasto solo pistolino. Le trappole e pistola dove sono? Ma no. Facciamoci due secchiari. Raccattiamo pistolino e lo riportiamo qua a mezzo. Poi chiudiamo. Chiudiamo il ponte lì sotto così non può più uscire. Dove sei? Eccoti qua. Vieni qui pistolino. Dove sei? Con l'acqua, però ci vuole. Vieni qui. Preso pistolino. Lo liberiamo di nuovo là sotto. E qui ci faremo una barriera, ragazzi. Ci faremo una barriera per non farlo passare. Allora, ci siamo fatti una barriera subacquea qui sotto per sperare che pistolino non se ne vada di nuovo in giro per là. Dobbiamo trovare pistola anche. E trappola. Dove saranno andati? Te ti ributto qui. Proprio tranquillamente. No! Così. Ah, ok, ti liberi, ti liberi. Ok, pistolino c'è. Dobbiamo trovare gli altri due adesso. Però pistolino si è già messo all'opera qui e sta facendo fuori le creature.
Ma io adesso vado a chiudere anche dalla parte di là. Eccolo qua, vedete? Lui uccide tutti, bravo. Attenzione, attenzione. Chi c'è qui? Pistola, ciao pistola, vieni. Ma perché ti incastri qui sotto? Dovrò chiuderci qui. Perché ce l'ho già trovato incastrato qui sotto. Quindi qua ci devo chiudere in qualche modo. Sì. Abbiamo trovato anche pistola, manca trappola. Non sappiamo dov'è. Forse è incastrato anche lui da qualche parte. Allora ragazzi, abbiamo chiuso anche qui usando i piedi del ponte come pilastri. Abbiamo chiuso, quindi di qui non possono uscire, già che ci sono ne metto una anche qua. Così mi sembra un po' più carina come cosa. Riliberiamo anche Pistola, che è il papà di Pistolino. E lo liberiamo vicino a Pistolino. È Pistolino, vero quello? Non è trappola. Pistola e pistolino. Giusto? E pistolino. Bene ragazzi, il buco come potete vedere è stato coperto, così almeno nessuno ci si nasconderà più o ci rimarrà incastrato. Qui gli Axolotl hanno continuato a fare il loro lavoro. Quindi ci raccogliamo anche questo pesce perché io raccolgo tutto, sapete che sono tirchio e voglio tutto, non voglio perdermi niente. Però adesso me ne vado perché sennò vedo dopo tutta la roba che fanno fuori e mi tocca prendere tutto e non ho voglia. Ma bene ragazzi, io per questo video vi saluto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina ragazzi, perché per le nostre live di Stumble Guys, Marvel Snap e ovviamente la Sercraft, poi potremo fare anche altre live. Scrivetemi qua sotto nei commenti magari che live volete vedere, volete fare. Io ve le porto. Iscrivetevi anche al canale di Edibea che adesso apparirà laggiù in fondo. Ok, se volete la casina della Sercraft, ragazzi, col primo abbonamento, come vi ho detto, avrete anche voi la vostra casina della Sercraft. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, Zecchini!